Avete sentito qualche istante fa il professor Luigi Di Bella, che parla stasera qui a Porta per la prima volta dopo la conclusione della sperimentazione, dice: non è stata attuata la mia terapia. Sentiamo il primo ospite. Buonasera, professor Leonardo Santi. Il professor Santi, buonasera. Allora, il professor Santi è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale della Ricerca sul Cancro di Genova, uno dei maggiori oncologi italiani. Non so se lei da dietro la porta ha sentito quello che ha detto il professore. No. Il professore ha detto nella sostanza che non è stata applicata la sua terapia e che di fatto questa sperimentazione non ha valore indipendentemente dai risultati. Lei come replica? Io ho preso visione dei documenti che sono stati fatti, avevo partecipato anche ai primi incontri con il professor Di Bella in commissione oncologica, poi ci sono stati anche documenti registrati di incontri sia a Bologna che a Modena, dove appare invece tutta una serie di sequenze di quelle che sono state le sperimentazioni delle varie fasi che sono state concordate e che sono state poi... Cioè, secondo lei tutto è stato concordato? Secondo me sì. Professor Di Bella, secondo il professor Santi tutto è stato concordato? Quello che ho già dichiarato al procuratore di Torino e al procuratore di Roma, che almeno due degli elementi fondamentali della prima parte del mio protocollo, la ciclofosfamide e la vitamina D3, non sono state somministrate. Mai? Mai. In nessuna fase della sperimentazione? Per quello che ho potuto vedere io, sì. Le risulta? Ma io, se mi permette, cito un autore insospettabile che è lei. Nel suo libro lei ha intervistato il professor Di Bella e mi pare che è riportato, questo mi rimetto a lei, che l'endoxan non era necessario, cioè che non avrebbe mutato i risultati della cura, l'avrebbe soltanto in qualche caso accelerata. Quindi questo non avrebbe comunque inficiato. L'endoxan non è un elemento essenziale? Io vorrei sapere se nell'applicazione dei protocolli vale il mio libro, ovvero quello che avevo scritto al Ministero. Ho citato solo una dichiarazione, se è stata mal riportata questo è un altro discorso, però voglio dire, quando c'è stato il documento che altri che erano presenti alla riunione di Bologna, lei ha dichiarato che potevano essere aggiunti successivamente, comunque era già presente in alcuni protocolli anche alcune di queste sostanze e che potevano essere aggiunte comunque senza dover per questo ripetere la sperimentazione. Nella riunione di Bologna e in quelle di Modena nel mio laboratorio ho ribadito la necessità del mio protocollo scritto, depositato e firmato al Ministero. Sentiamo il nostro prossimo ospite. Buonasera, professor Umberto Tirelli. Buonasera. Allora, Umberto Tirelli, primario della divisione oncologico-medica del centro di riferimento oncologico di Aviano Pordenone. Il suo punto di vista sulla sperimentazione e sulle riserve del professor Di Bella. No, prima di tutto penso ai pazienti e ai loro familiari che hanno avuto delle speranze, come succede sempre in queste situazioni quando ci sono delle possibilità, delle possibili terapie, può succedere questo, che quando poi c'è una sperimentazione che è stata attivata e che è stata conclusa, i risultati sono negativi e quindi evidentemente questo è il primo punto da tenere in considerazione, cioè del fatto che non siamo riusciti ad avere una terapia efficace a disposizione, come sempre noi cerchiamo di fare nella nostra vita, perché purtroppo vediamo, da 20 anni faccio l'oncologo e vedo pazienti morire e quindi siamo sempre pronti a accettare trattamenti nuovi purché siano efficaci e questo l'abbiamo sempre fatto, trattamenti che vengono dall'estero o dall'Italia vengono usati quando passano il vaglio della comunità scientifica, cioè quando passano il vaglio del metodo scientifico, cioè la presentazione ai congressi medici e sulle riviste mediche di specialità e che poi ci sia la possibilità di essere replicati. Purtroppo nella nostra fase, che è la prima fase, la fase 2, dove si vede se la terapia è efficace, purtroppo questo vaglio non è stato superato. Dottor Giuseppe Di Bella, buonasera. Lei ha assistito suo padre in questi mesi, ha partecipato alle varie fasi della, così,
non dico della sperimentazione, ma delle polemiche sulla sperimentazione. Dunque, guardi, per quanto riguarda i farmaci, esiste una ricetta autografa di mio padre, il professor Di Bella. Questa ricetta è stata depositata al Ministero e acquisita agli atti dalla Procura di Torino. In questa ricetta ci sono 7 farmaci principali e tutti i farmaci di modulazione che pure rivestono un'importanza fondamentale in tante fasi della terapia. Ci è voluta una circolare del Ministero dopo 3 mesi perché venisse applicata la terapia, per cui esisteva un documento scritto e firmato, depositato al Ministero, acquisito agli atti da una procura, in cui la terapia per i primi 3 mesi non è stata fatta. Questo è molto grave per un motivo, perché tutti sanno che il cancro è una malattia progressiva. Se per i primi 3 mesi i pazienti vengono lasciati senza una terapia completa, i danni possono essere irreparabili e una fase 2 a questo punto va invalidata e